Maria De Filippi e l'addio di amici, trapelata una voce. Ecco cosa ha fatto. Amici è finito. Bilancio positivo per la conduttrice. La vera vincitrice è lei. Si è conclusa da meno di una settimana l'edizione 22 del Talent di Canale 5, e a tracciare un bilancio è Mauro Curuzzi, in arte Platinette, nella sua rubrica Su di più dal titolo, Platinette, la TV che vedo. Qui Platinette spende parole positive sia per Maria De Filippi che per il Talent. Nella sua rubrica Platinette scrive che secondo lei erano evidenti dall'inizio del serale i due elementi più forti, ovvero due ragazze, una ballerina e una cantante. Non fa i nomi precisi, ma è chiaro che si riferisce alla cantante Angelina Mango e alla ballerina Isobel Kinnear. Poi però parlando della conduttrice aggiunge. Ma alla fine la vera vincitrice è lei. Perché sa confezionare ottimamente una trasmissione televisiva per un pubblico molto vario come quello del sabato sera. Maria De Filippi si becca una critica. I veri sacrificati sono stati gli allievi. Se è vero che per lo più Platinette spende parole positive per il talent e per la conduttrice, è però altrettanto vero che ne fa un'analisi meticolosa che non può non trovare almeno una pecca. Parole al miele per i talenti e per il comportamento dei giudici, mai troppo aggressivi e più intenzionati a dare critiche costruttive, così come simpatiche, ha trovato le esibizioni del famoso guanto di sfida dei professori e gli ospiti comici intervenuti. Chi secondo lei però è stato un po' messo nell'ombra sono stati proprio gli allievi per diversi motivi. E mentre in queste ore si discute dei nuovi professori di Amici 23, Platinette scrive. Oltre a Maria De Filippi anche i sei professori che, a coppie, capitanavano le tre squadre del serale. E che dire della decisione di rinnovare la giuria con tre nuovi elementi, Platinette ne è certa. E, stato il segno di svolta che ha impresso nuovo vigore al programma.